La scomparsa di Patò di Andrea Camilleri. Il libro di cui vorrei parlarvi oggi è il seguente ed è un libro un po' particolare nell'ambito della narrativa di Andrea Camilleri, nel senso che è sempre ambientato a Vigata, provincia di Montelusa, eccetera, eccetera. Però alla fine dell'Ottocento, quindi in un periodo storico, 1890, per la precisione, un periodo storico completamente diverso. È anche originale per la forma. Infatti, questo romanzo si presenta a noi come una sorta di dossier, cioè un insieme di articoli di giornale, l'Araldo di Montelusa e il Giornale di Sicilia, se non erro. Comunque l'Araldo di Montelusa è più in linea, diciamo così, con il potere precostituito. Comunque possiamo anche vedere qui, insomma, vedete qua proprio i giornali, gli articoli di giornale, la Gazzetta dell'Isola, ecco, volevo dire, l'altro articolo, scusate, l'altro giornale. La Gazzetta dell'Isola è il giornale da cui emerge come in realtà stanno i fatti, mentre l'Araldo di Montelusa è il giornale da cui emerge l'interpretazione ufficiale. Ecco, sicuramente dicevamo, questa forma originale è un po', come dire, per certi lettori, a certi lettori potrebbe risultare un po' ostica. Questa volta non c'è il narratore che, come avviene generalmente nei racconti e romanzi brevi di Camilleri, ci accompagna nella narrazione, quindi nell'indagine. Ma siamo noi, in un certo senso, anche noi lettori, che appunto leggendo tutti questi documenti, più ovviamente tutti i verbali, le lettere, la corrispondenza fra il delegato di pubblica sicurezza e questore, oppure la corrispondenza fra il maresciallo dei carabinieri e il suo superiore, ci fanno capire co come stanno realmente i fatti. Ecco. Sarebbe capitano comandante dei carabinieri, ci fanno capire come stanno realmente i fatti. Insomma, noi dobbiamo fare in un certo senso come il lavoro dello storico. Sapete, no? Che lo storico non si trova tutta quanta la storia bella, bella, bella e pronta, ma trova una serie di fonti di documenti e in base a queste fonti di documenti deve poi ricostruire come sono andati realmente i fatti. Allora, dicevamo che di questo romanzo è stata fatta anche una trasposizione, insomma, cinematografica, con il ragioniere Antonio Patò, che è stato interpretato da Neri Marcorè, il maresciallo dei Carabinieri, è stato interpretato dallo stesso attore, insomma, che interpreta il maresciallo dei Carabinieri in Don Matteo. E con la regia, se non sbaglio, di Rocco Mortellaro. Quindi scritto nel 2000, c'è una prefazione che è interessante, che si trova all'inizio di questo romanzo, che vorrei leggervi. O meglio, una citazione direttamente da Leonardo Sciascia, tratta dall'opera A ciascuno il suo. Leggiamola. 50 anni prima, durante le recite del mortorio, cioè della Passione di Cristo, ecco, A ciascuno il suo, di Leonardo Sciascia, è un romanzo sulla mafia, insomma, ambientato intorno agli anni 50-60. 50 anni prima, durante le recite del mortorio, cioè della Passione di Cristo, secondo il Cavalier d'Orioles, Antonio Patò, che faceva Giuda, era scomparso, per come la parte voleva, nella botola che puntualmente, come già un centinaio di volte tra prove e rappresentazioni, si aprì. Solo che, e questo non era nella parte, da quel momento nessuno ne aveva saputo più niente. Il fatto era passato in proverbio a indicare misteriose scomparizioni di persone o di oggetti. Ecco, questa citazione ha ispirato a Andrea Camilleri, che ci ha costruito una storia su questa sparizione, su questa scomparsa di questo tale ragioniere di banca che aveva impersonato Giuda
durante la recita del mortorio, cioè praticamente una sacra rappresentazione, la passione di Cristo, diciamo così, opera teatrale del cavaliere Dorioles. Patò era anche famoso nel paese perché era bravissimo a interpretare Giuda nel corso di questa rappresentazione. Lui doveva precipitare all'inferno, dopo aver tradito, insomma, Gesù, attraverso la botola del palcoscenico. E così lui, ovviamente poi questa botola si apriva, sotto c'era un materasso e poi ricompariva, solo che alla fine della rappresentazione il ragioniere Antonio Patò non compare, non se ne accorge nessuno, se non la moglie che il giorno seguente fa la denuncia e dice: mio marito non è ritornato a casa. Come mai? Ecco quindi in che cosa consiste la scomparsa di Patò. E ecco che cosa dice sempre nella terza di copertina il nostro Andrea Camilleri. Dice questo, che questo romanzo diventa un prodigioso repertorio di tradizioni sicule, di abitudini italiche, di costumi e malcostumi ottocentesche e contemporanei, inarrivabile campionatura di linguaggio burocratico, borghese e popolare, raffinato inventario delle forme del giallo enigmistico e degli equivoci della commedia di costume, minuzioso catalogo delle manifestazioni del potere e del candore, del sussiego e dell'idiozia degli uomini. Allora, che cosa ci dice in sostanza Andrea Camilleri? Dice che in questo romanzo c'è tutta la Sicilia con i suoi aspetti positivi, ma anche negativi, e in genere dell'Italia, del costume e del malcostume, ottocentesco e contemporaneo. Vedremo infatti nel nostro giudizio finale del romanzo, malcostume, sia malcostume morale, sia malcostume politico. Campionatura di linguaggio burocratico, perché sono questo maresciallo, questo delegato di pubblica sicurezza e soprattutto i superiori fanno un po' a gara nella dimostrare la loro, come dire, la loro perfezione nell'utilizzo della lingua burocratica, nelle loro verbalizzazioni. Borghese e popolare, raffinato inventario delle forme del giallo enigmistico. Nel senso che, per esempio, alla fine ci vengono presentate tre conclusioni e quindi ovviamente il lettore è interpellato, no? Cioè deve cercare di capire qual è la conclusione giusta. Gli equivoci della commedia di costume, quindi tradimenti, rapporti extraconiugali, eccetera, eccetera. E comunque, insomma, il costume, cioè il modo di vivere, di rapportarsi fra uomini e donne, ad esempio, nell'Italia alla fine dell'Ottocento, minuzioso catalogo delle manifestazioni del potere, il potere, come vedremo, il potere di Roma, ad esempio, sarà ben presente all'interno di questo romanzo, e del candore, rappresentato, ad esempio, dalla moglie del ragioniere, che non si accorge, anche una volta che qualcuno glielo dice apertamente, di come sta, non si accorge di come stanno realmente le cose. Insomma, cos'era successo? Il 21 marzo del 1890 a Vigata c'è questa rappresentazione. Antonio Patò è uno dei più stimati ragionieri, tra l'altro un mafioso, insomma, un certo Pirrello. Aveva proprio il giorno precedente o 2 giorni prima, aveva chiesto di custodire dei soldi a questo ragioniere Antonio Patò e lui gli aveva firmato una ricevuta così in qualche modo con la mano sinistra dicendo che con la destra non poteva e di fatto poi aveva preso questi soldi per il suo piano, no? Poi dopo vedremo di cosa si tratta. Quindi, impiegato nella banca locale, filiale della banca di Trinacria. Ovviamente Andrea Camilleri, sia per i nomi dei giornali piuttosto che per quelli, i titoli delle banche, eccetera, viaggia un po' con la fantasia.
Ecco, già da tanti anni dicevamo, aveva interpretato la parte di Giuda in questa rappresentazione del mortorio del Cavalier d'Orioles. Durante la recita deve ricevere insulti e minacce dagli spettatori, che infatti, insomma, si immedesimano nello spettacolo e quindi lo chiamano traditore. Anche questa cosa è abbastanza interessante perché effettivamente alla fine lui si mostrerà un traditore. Allora, che cosa succede? Che, come stavo dicendo, il giorno seguente c'è la denuncia e cominciano a partire le indagini. Le indagini si focalizzano, nella prima parte del romanzo, sull'ipotesi di una morte, insomma, della morte del ragionier Patò. Viene interpellato dalla moglie di Patò, anzitutto il delegato di pubblica sicurezza, e poi però che fa delle indagini, cerca di capire, ad esempio, impone che il palco non sia smontato, il palco della rappresentazione, fa delle indagini, eccetera, ma non ne viene a capo di nulla. Dopodiché, accade che il maresciallo dei carabinieri riesce anche lui a ottenere l'autorizzazione per svolgere delle indagini. E quindi all'inizio le due forze dell'ordine, della pubblica sicurezza da una parte e dei carabinieri dall'altra, procedono in maniera parallela senza aiutarsi l'un l'altro. Anche questo è una specie di malcostume tutto italiano, abbastanza interessante su cui riflettere. Poi però i due si uniscono le loro forze e riescono mano a mano, a venire a capo dell'intrico. Riescono a intuire, cioè, che il ragionier Patò si era innamorato della moglie di un altro ragioniere, insomma del suo direttore di banca, eccetera, che era il ragionier Cardillo, una certa Rachele Cardillo. Ed era riuscito a farsi procurare, insomma, era riuscito a farsi procurare dalla farmacista una medicina, un oppiaceo, che avrebbe addormentato questo ragionier Cardillo quando lui sabato sera aveva i suoi incontri amorosi con la moglie, Rachele Cardillo. Ecco, questa è un po' la storia. Poi, visto che gli incontri settimanali che lui aveva con questa Rachele Cardillo, per i quali diceva la moglie che si trattava di cene di lavoro con ragioniere, non sono più sufficienti. I due quindi fanno una macchinazione, cioè anzitutto scompare lei, va con il treno a Palermo, ma il cognato non riesce ad incrociarla e di fatto lei si nasconde. Hanno un piede a terra, diciamo, a Palermo, nel quale già incominciano a incontrarsi quando lei è scomparsa, e poi realizzano il piano. Il piano consisterebbe proprio in questo, cioè nel fatto che il ragioniere Antonio Patò scompare e poi dopo di fatto non muore assolutamente, anzi raggiunge Palermo, dove vuole raggiungere a Palermo la sua amante. Solo che riesce anche Patò a depistare le indagini. Anzitutto si autoscrive, si autorealizza una lettera anonima in cui, insomma, c'è la minaccia alla sua stessa persona, perché lui è un traditore. Ecco, questa è proprio la lettera anonima, così come compare nel romanzo. Tu che fai la parte di Giuda, sei peggio di lui. Se l'è costruita da solo questa lettera anonima, ritagliando dei pezzi di giornale.
Poi però se la fa comparire nella cassetto della sua scrivania e in scena con un poveraccio, un certo ciarlatano, fa una scena, una specie di scena per cui si fa quasi malmenare da lui come se appunto si trattasse di un come pot se potesse essere lui colui che aveva intenzione di farlo fuori, di fare fuori Patò. Poi diciamo che tutto il paese partecipa a queste indagini, nel senso che c'è della gente che in paese scrive sui muri una scritta del genere, no? Morì Patò o s'ammucciò, cioè è morto o si è nascosto Patò. E poi i bambini del paese ripetono una filastrocca che recita così: Giuda morì, patò, spirì, spirì patò, culo ammazzò, quanto patì, e poi picchì, patò, spirò. Da questa filastrocca emerge che la gente del paese ritiene che, la maggioranza della gente del paese ritiene che patò sia stato ucciso da qualcuno. Invece, come dicevamo, Patò aveva inscenato tutto quanto. Dopo una serie di indagini, due, cioè il delegato di pubblica sicurezza e il maresciallo dei reali carabinieri, riescono a capire tutta quanta la faccenda, cioè che lui aveva un amante e che di fatto è scomparso, non nel senso che è morto, ma nel senso che ha raggiunto la sua amante. A questo punto loro fanno la relazione finale, conclusiva, il verbale conclusivo da riportare ai loro superiori, quindi al questore di pubblica sicurezza e al comandante, insomma, dei carabinieri. Ebbene, che cosa succede? Succede che questi, il capitano comandante dei carabinieri, succede che questi superiori non accettano la relazione finale, cioè erano arrivati alla verità, questo delegato di pubblica sicurezza e maresciallo dei reali carabinieri, ma tutto deve essere taciuto, tutto deve essere messo sotto silenzio. Infatti, ci sono degli esponenti molto in vista, in particolare lo zio di questo ragioniere Patò. È un uomo politico che da Roma chiede appunto che tutta la faccenda sia insabbiata o che comunque che non emerga nessuna colpa del suo nipote, perché questo potrebbe essere, insomma, potrebbe essere controproducente per la sua carriera politica. E Sua Eccellenza il senatore Pecoraro, grande ufficiale Artidoro, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Lui ha tutto l'interesse affinché la vicenda dello scomparso ragioniere termini con una morte, diciamo, di questo ragioniere e non con infangare la sua memoria. È chiaro quindi che quando poi i nostri due, delegato e maresciallo, si rendono conto che non è possibile, cioè che la verità deve essere taciuta, allora si trova un cadavere, gli si mette addosso una lettera appunto che questo tale senatore aveva indirizzato a suo nipote ragioniere e così viene riconosciuto e tutti quanti sono a posto e sono tranquilli. Ecco quindi, facendo una sorta di giudizio finale, qual è il valore di questo libro? Il valore di questo libro sta nella denuncia dei depistaggi, in generale del malcostume morale, che non sta solo nel tradimento, nell'adulterio, eccetera, ma nella corruzione, di cui i superiori di questo delegato, di questo maresciallo, sono emblemi, sono simboli evidenti. Il malcostume politico che ha radici profonde, gli interventi da Roma, la mafia, che poi, come abbiamo detto, farà fuori questo
appartenente ad una delle famiglie mafiose, appunto perché era stato gabbato da Patò, perché i soldi alla fine se li aveva presi Patò per potersene andare via con la sua amante, per poterli spendere con la sua amante. È chiaro quindi che diciamo che per concludere il nostro discorso, la nostra recensione su questo romanzo, ci piace molto la citazione iniziale di Leonardo Sciascia, perché è la dimostrazione di una consonanza, di una sintonia profonda fra questi due narratori siciliani del Novecento, che hanno denunciato il malcostume, che hanno denunciato la mafia, anche se con modalità diverse, una modalità più secca, amara, tragica, in Leonardo Sciascia, che è stato anche il primo. E ha quindi sicuramente il pregio di essere stato il primo ad averci aperto gli occhi, dal punto di vista almeno della letteratura, della narrativa, su certe realtà. E invece Andrea Camilleri, dove questa denuncia è tutta giocata sull'ironia, ma proprio per questo il lettore smaliziato la apprezzerà di più, perché metterà ancora più a nudo certi difetti e vizi, che non sono solo difetti, ahimè, e vizi dell'Italia della fine dell'Ottocento, ma che sono difetti e vizi purtroppo ancora nostri. Grazie.